Ed eccoci qui, buonasera a tutti, benvenuti alla seconda parte di New York Canta, con la compagnia del nostro Beppe Stanco e Cesare Raschel in giuria, accompagnato poi da altri collaboratori. Decideranno tra i cantanti che sentiranno se ci sarà qualcuno che merita di andare in questa finale di Roma. Finale che si terrà a giugno, da cui poi verranno scelti un tot di artisti a cui verrà pagato viaggio e hotel per passare qualche giorno a New York, dove poi si farà la finale in un bellissimo teatro newyorkese. Quindi tutto big, andiamo a vedere i prossimi cantanti. Vai regia! Sei andata via, non posso fare ormai a meno di te. E allora sai che ruberei tante rose solamente per te. Solo con te, quando sarà, io ti dirò sempre. E solo per te, quando sarà. Un'altra atmosfera, aperitivo con me. Un'altra atmosfera, se rosso di sera, nel tempo si spera, appuntamento in te. Un'altra atmosfera, se rosso di sera, nel tempo si spera, appuntamento in te. Un'altra atmosfera, un'altra atmosfera. No, devo dire i vari cambi di tempo interessanti. Diciamo che per cantare jazz, Ella Fitzgerald insegna, forse bisognerebbe mettere a segno un pochino di più. Dalla prima nota, e questo sono contenta. Sì, perché il brano ti ha aiutato, lo so. Però quando ti presenti a un'edizione
anche il brano che scegli non è cosa da poco. Sì, sono sicura e mi vesto da qualcosa che vola. Sono il vento e l'istinto, oltre l'ombra che ho dentro, mi fotografi adesso paura e ti amo, e per questo ci sono. Per vedere se vinco, c'è qualcosa che vola, lato destro del cuore. Oggi, dietro la porta, gli angoli sporchi, mi conosco da più. Voce infinita, mostri chi sei, quando vieni a capire. Oh, bisogno di cambiare, e te lo voglio raccontare. Sei un misto, oddio, guardandoti, ascoltandoti, appunto tra Laura Pausini e Cristina D'Avena. Ah, ok. Ah, questo poi. Questa era Sade. Sade mi sembra. Mamma che musica gli anni Ottanta, ragazzi. I tempi dove tutto era nuovo e tutto nasceva. Oggi è sicuramente più difficile scrivere una canzone inedita. Oggi abbiamo sentito qualcosa, continueremo durante la puntata a sentire altro. Abbiamo interpreti, cantautori, interpreti di autori o di cover. E poi abbiamo una giuria di tutto rispetto, come voglio ricordare. E non ci crederete mai, ma il fonico di questa serata sono io. Perché mi piace sentire volumi in una certa maniera, insomma, li ho quasi azzeccati, però a questo punto non perdiamo altro tempo, andiamo all'ascolto dei prossimi cantanti. Just don't make me crazy.
Io personalmente, da produttore artistico, cioè, sai chi è un produttore artistico? Quello che realizza le basi, tra virgolette, proprio per dirla banalmente. Da produttore artistico, e quindi quando faccio cantare un artista su una base che ho prodotto, sono un po' che ci sto molto attento a questo. Nella prima parte soprattutto, tu hai una voce strepitosa, e quindi questo te lo volevo dire prima del produttore artistico. E soprattutto nella prima parte, però, secondo me la usavi troppo in base alla base che avevi sotto, alla produzione che avevi sotto. La lavanderia Patti Service è una struttura storica nel cuore di Milano, con più di 30 anni di esperienza. Una lavanderia tradizionale che offre tutti i servizi dedicati alla casa e all'azienda, grazie all'utilizzo di macchinari professionali e prodotti all'avanguardia per dare ai propri clienti il massimo del risultato finale. Offre inoltre un servizio di sartoria specializzato, dalla confezione di abiti su misura alle riparazioni generali. Inoltre, grazie ad un listino competitivo, è in grado di dare il massimo del risultato a prezzi accessibili. L'esperienza lunga e specifica la rende un punto di riferimento della Milano Inn. Lavanderia Patti Service, per una vita colorata, senza macchie. Tutti avremmo voglia di fuggire, ma com'è che siamo ancora qui a parlare? Sempre quel divario c'è tra il dire e il fare. Meglio stare buoni a casa senza rischiare. Il mare calmo questa notte solo con me, resto qui in ascolto del mio cuore che batte. Quanti luoghi frequentiamo senza un perché, solo per appartenere a un gruppo di gente. Non voglio stare nel mucchio, bene, molto bene. Mi è piaciuto il suono di chitarra acustica che hai messo dentro il pezzo, cioè non hai inventato niente, però era no, nel senso, non hai inventato nulla, però era tutto molto ben bilanciato. E la chitarra usciva bene, il testo usciva bene, aveva tutto un senso, la musicalità del pezzo arrivava il ritornello quando io volevo arrivasse. Non serve a niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, non voglio impegnarmi, salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni e tu sai che è così. E perdonami, sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Vieni qui, ma portati anche gli occhi in cuore. Yeah.
senza tutta questa fretta che amerei davvero. Mi cercheresti davvero quella forte sì, poi quella frase. Vieni qui, ma parla di anche io che vuoi. Allora, bisogna ancora un po' lavorare sull'intonazione, perché in basso era un po' bassa la tonalità forse, poi quando sei arrivata su, essendo a lungo su, verso la fine forse un po' di stanchezza. Grande classe, tutto molto, molto delicato. Poi ho detto, vai che adesso spara quando deve sparare, vai che adesso spara. Cosa che hai fatto anche nell'atteggiamento, eccetera. Quindi a livello di performance. Farei anche a meno della nostalgia. Giusy Ferreri con la sua voce unica. Cercare di avere una voce unica che si differenzi dagli altri. Alla fine il segreto è essere unici, ancora più di essere bravi. Poi è chiaro che bisogna anche essere bravi e cercare un attimino di perfezionarsi, magari con l'aiuto poi di professionisti, attraverso corsi e scuole. E che lo Speak Easy, già il fatto di trovarsi in mezzo a gente magari che canta meglio di noi, già si imparano tante cose, per cui vi consiglio di frequentarci. Noi siamo aperti tutti i giorni della settimana, tutte le sere anzi, dalle 21.30 alle 3 di notte, tranne il lunedì e il mercoledì che sono i giorni di chiusura, e qui avete modo innanzitutto di far parte della nostra meravigliosa famiglia, ma anche di partecipare a tutte le iniziative ed eventi che ci sono in corso qui allo Speak Easy. Stiamo organizzando 2 giorni tutti insieme allo Speak Easy per fare un po' di scuola di tecnica vocale, presenza sul palco, presenza scenica e anche interpretazione, quindi teatro vero e proprio. Per cui non perdetevi questa possibilità, chiamate i numeri che scorrono in sovraimpressione sotto di noi oppure chiedete direttamente l'amicizia su Facebook ad Angelo Matteocci. Ok, andiamo a vedere l'ultimo blocco di cantanti che concluderà la seconda parte del festival New York Canta. Vai, regia!
C'era un sintetizzatore che è iniziato alla prima nota e finito all'ultimo. Quello forse ogni tanto una pausetta ce la metterei. Ma a parte questo, vedo che sei stata molto coinvolta dal brano. Forse un pochino troppo l'hai cantato a te stessa, un pochino più di engagement. Ma questa sarà sono mille lenzuola, ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti, a due gli innamorati sciolgono le vene come sei stato molto bravo, ci è piaciuto molto. Differentemente da quello che si sente di solito in giro, hai dato una bella dinamica quando è partito il ritornello. E con il nostro zucchero concludiamo questa seconda puntata di New York Canta. Ringraziamo gli organizzatori. Una bellissima serata che continuerà nel Rush finale lunedì prossimo con un altro blocco di cantanti. E poi sapremo chi saranno i vincitori, cioè quelli che parteciperanno
alla semifinale nazionale che si terrà a Roma a fine giugno. Bene, con questo saluto tutti i nostri telespettatori, ricordo allora di venirci a trovare allo Speakeasy in viale Montepelice 9 a Rozzano, uscita 7 tangenziale ovest, oppure fermata Forum di Assago, e siamo a circa 700-800 metri a piedi. Vi fate anche una passeggiata nella bellissima Milano Fiori. Ciao a tutti e arrivederci a lunedì prossimo.